Oggi ad Agrigento per parlare di cure palliative, di terapia del dolore, nel suo intervento ha parlato di un intervento proporzionato alla sofferenza del malato. Questo è segno proprio del tatto, della delicatezza con cui gli addetti ai lavori devono affrontare queste tematiche. Deve essere proporzionato e nel nostro codice si dice addirittura eticamente proporzionato. Se quello che noi facciamo non modifica quello che sarà il percorso del paziente, sto parlando per quanto riguarda la vita o la sopravvivenza, forse è meglio che lo facciamo vivere quello che deve vivere nel modo migliore, togliendogli il dolore. E quello è il punto più importante. Noi abbiamo una legge dello Stato, la 38 del 2010, che è una legge ormai, se vogliamo, 7 anni, dovrebbe essere assolutamente ben applicata, e prevede che non vi sia dolore, prevede che vi sia palliazione, e purtroppo questo non sempre viene eseguito. Quindi lo stimolo è anche quello, non far soffrire inutilmente le persone. E questo gli operatori che sono presenti al convegno credo che lo sappiano tutti molto molto bene. Se il dolore è inutile per gli adulti, figuriamoci per i bambini, quindi c'è un protocollo particolare per loro. Certo, lei pensi che fino a un tot di anni fa si pensava che i bambini avessero una soglia del dolore diversa dalla nostra, invece i bambini sentono dolore ma anche da neonati, e lo sentono e lo vivono in modo terribile, quindi la possibilità che vi siano proprio dei piani terapeutici idonei, e ho visto che anche nel programma c'è uno spazio dedicato ai bimbi, è fondamentale. Praticamente io ho avuto sempre questo pallino perché conosco il mandello, perché come dicevo poco fa in sala Geraldo Longhi, il nostro vicepresidente, quindi ho seguito tutte le varie edizioni del mandello, la preparazione ed altro, quindi ho ritenuto che fosse veramente degno di avere una risonanza a livello nazionale da parte dei medici, quindi chi più della presidente della Fenomiceo nazionale poteva dare questo in borsa, e quindi l'ho solleticato da un po' di tempo. Giustamente c'erano dei problemi perché poteva venire a luglio ad altro, però non era la stessa cosa, non era il mandello, era venire a fare una gita. Io desideravo invece che desse proprio l'imprimatur un avvenimento così importante, perché quando parliamo di mandello e di cure palliative certamente stiamo parlando di cose che toccano tutte le nostre famiglie e che hanno bisogno veramente di avere una pubblicità massima, nel senso di dire le cure palliative esistono perché è il malato, non è la cura palliativa che fa venire l'ammalato. Quindi abbiamo cercato per quando più possibile farla venire, e finalmente accettate, oggi l'abbiamo avuta, ieri e oggi, gradita ospite. Stamattina abbiamo fatto fare un tour turistico, Valle dei Templi, Sala delle Scala dei Turchi ed altro, e oggi degnamente è stata presente, ha portato il saluto a questo nostro convegno. Soddisfatti perché appunto alla quarta edizione il convegno ha preso sempre più volo regionale, ha un respiro non solo regionale ma anche nazionale, e questo ce lo testimonia non solo la presenza di molti iscritti ma dalla portata dei relatori. Noi abbiamo il presidente dell'ordine nazionale, la dottoressa Kersevani dell'ordine dei medici, il dottore Fulvio Giardina dell'ordine degli psicologi nazionale, quindi un'attenzione nazionale a un convegno che è nato timidamente a livello provinciale. Penso che ora possiamo parlare che sia un convegno non solo regionale ma di levatura nazionale. E anche la SICP, la Società Italiana di Cure Palliative, che è la società importantissima a livello nazionale, oggi ci rappresenta con dei suoi rappresentanti. A breve si terrà anche a livello nazionale un convegno per sensibilizzare proprio a favore delle terapie del dolore, delle cure palliative, e oggi siamo qui ad Agrigento per parlare di queste tematiche così importanti, segno che anche la Sicilia può essere motore, può fare proprio da pilota in un contesto così importante dove è importantissima anche la formazione. Devo dire che infatti io ho accettato questo invito con molto piacere, ma in un momento di piena caotica attività, come potete immaginare, perché la settimana prossima a Riccione ci sarà il congresso nazionale della Società Italiana di Cure Palliative. Però devo dire che l'argomento e il modo in cui è stato impostato questo convegno era talmente importante che non potevamo non esserci, anche perché effettivamente la Sicilia ha una marcia importante. Purtroppo le cure palliative in Italia sono ancora molto a macchia di leopardo. Ci sono degli ottimi esempi al nord, ma devo dire che la Sicilia è una delle regioni in cui sicuramente la rete di cure palliative, non soltanto l'hospice, quindi anche l'assistenza domiciliare, che è
più importante a mio avviso ancora degli hospice è particolarmente rappresentata proprio nell'ambito di pubblico, è una visione di rete molto importante che deve essere ben conosciuta a livello nazionale. La strada da fare è ancora lunga, indubbiamente c'è grande interesse intorno ai cannabinoidi, al loro utilizzo dal punto di vista terapeutico. Io però devo sottolineare che c'è ancora forse tanto da fare prima, perché ancora c'è moltissimi miti da sfatare per quanto riguarda gli oppioidi, quelli che già abbiamo e già possiamo utilizzare. Non ci dimentichiamo che la morfina si chiama morfina e ha ancora uno stigma associato che è molto importante. Grande attenzione, dicevo, per questa manifestazione che è un fiore all'occhiello per quanto riguarda le cure palliative e la terapia del dolore. Sì, abbiamo delle presenze che hanno rilievo nazionale, col Presidente dell'Ordine dei Medici, esponenti delle cure palliative a livello nazionale e con questo grande fervore. Probabilmente io ho l'impressione che la provincia di Agrigento sia una provincia calda, nella quale la percezione che non solo si fa sanità, ma si fa anche accoglienza, si fa anche acquisizione in prima persona delle esigenze degli altri, dei nostri cittadini e delle famiglie che li circondano, sia un elemento in più che consente a questa provincia di avere una sensibilità particolare nei confronti delle difficoltà e della capacità di superarle con un entusiasmo. Quindi mi sembra un momento importante. Grande attenzione per quanto riguarda le cure palliative, per quanto riguarda la terapia del dolore, e potremmo definire questo dolore inutile, a maggior ragione se si parla del paziente bambino. E allora, il dolore inutile riguarda la clinica del dolore, che è un'altra cosa rispetto alle cure palliative. Se dobbiamo parlare delle cure palliative pediatriche, diciamo su immediatamente che siamo quasi all'anno zero. In questi giorni, credo domani, a Genova si apre, a Gaslini si apre un hospice pediatrico, un primario sarà un carissimo amico mio, che doveva essere qui, ma ha ragione, è rimasto lì perché proprio dovevano inaugurare questo hospice. Ed è uno dei pochi. Qualche altro ce n'è, un altro ce n'è a Bologna, un altro nella zona est, nel nord, uno a Catania, se ne prevede un altro a Palermo. Gli ospizi pediatrici sono importanti perché ci sono bambini che hanno patologie inguaribili che praticamente non si riesce a gestire a casa, perché l'optimum sarebbe gestirlo a casa, con un'assistenza adeguata a casa, perché il bambino e anche i familiari quello che vogliono è restare nella propria casa. Ci si può organizzare in questo senso, ci sta lavorando. Noi nel tempo abbiamo avuto tanti bambini ricoverati nel nostro hospice, però non è il loro posto quello lì. Ecco. Quando si parla di bambini, non volendo trascurare gli altri, è uno strazio enorme. Ricordiamo perfettamente i bambini che abbiamo avuto, lo ricordiamo con molto piacere, se vogliamo, che ci hanno segnato, però sono stati accompagnati degnamente al fine vita. Capire il dolore e rispettarlo. Diritto alla vita e alla morte. Cura e conforto. Dignità e identità. Precauzione e protezione del malato. Ambienti adeguati. Ascolto e amorevolezza. La speranza nella malattia. I colori della gioia anche nel dolore. Educare i giovani. Impegno e divulgazione. A scuola per imparare il rispetto nella sofferenza.
professionalità e comunicazione. Condivisione di un progetto comune. La forza di un sorriso. Lei è la presidente della Lega Italiana contro il dolore, è la fautrice della Carta del Sofferente di Aosta, un vero fiore all'occhiello al quale tiene moltissimo. È tra l'altro un documento importantissimo che dovrebbe essere un vademecum per tutti i professionisti e non solo, perché offre dei punti di repere importanti per muoversi nel contesto delle cure palliative. Sicuramente della terapia del dolore. Noi l'abbiamo voluta proprio provocatoriamente partendo da un congresso sul carcere, perché sono come i bambini quelli che non hanno voce. Vogliamo che sia applicata per tutti in qualunque situazione, come dice la legge 38, però appunto facendo qualche caso particolare che tocca soltanto i bambini, mentre ci sono altre categorie molto particolari. Ora, lo scopo è proprio quello operativo, quello del diritto dovere che devono conoscere e praticare tutti, perché la democrazia si misura nell'effettività del quotidiano. Allora, un cittadino non sa, per esempio, che c'è l'obbligo di misurare il dolore percepito in cartella clinica quando entra in ospedale, quindi non lo può assolutamente pretendere, non lo può esigere. Ecco, e poi anche gli addetti ai lavori, spesso attraverso i meandri della legge, i combinati disposti, eccetera, hanno difficoltà ad avere una visione pratica. Questa carta non è un'utopia, che sempre è importante, è proprio una semplificazione della normativa in materia. Oggi è il quarto convegno Il Mantello, la seconda giornata. In platea tanti giovani che partecipano al concorso che è legato a questa manifestazione. È difficile parlare di dolore, forse lo è ancor di più quando lo si deve comunicare a dei giovani che ovviamente sono nel pieno della salute, nel pieno del loro benessere fisico, ma non è impossibile. Prima di occuparmi dei diritti, io mi sono occupata della scuola per tanto tempo della mia vita. E anche per la terapia del dolore ho sempre visto tanti giovani molto interessati, molto attenti, assolutamente anche al di fuori degli orari scolastici. Ho avuto più difficoltà a far partecipare i medici, per esempio, quindi io sono sicura che hanno da insegnare loro a noi. Secondo lei qual è il messaggio che parte oggi da Agrigento in questo contesto in cui si parla di cure palliative e di terapia del dolore? Io credo, come ho verificato in tutte le mie esperienze di vita, che dobbiamo proprio pensare che se esistono le lobby negative, le sinergie del male, esiste soprattutto, anche e soprattutto la sinergia del bene, la lobby virtuosa, e unire le forze in modo proprio sinergico, perché è troppo comodo così lamentarci che le cose non vanno. Dobbiamo proprio impegnarci per salvaguardare la dignità delle persone e per amarci tra di noi, in vista, per chi crede, di una vita ancora più piena. Comunicare il dolore, comunicare la sofferenza sono argomenti complessi e diventa ancora più difficile quando bisogna comunicarlo non soltanto al paziente ma soprattutto ad un familiare che nel momento in cui apprende la notizia della malattia che colpisce un proprio caro si sente disorientato. Ecco, quindi in tal senso il ruolo dello psichiatra, di psicoterapeuti, di psicologi, di addetti ai lavori che si occupano proprio di questo settore diventa fondamentale. Certo, è un lavoro molto difficile. In primo luogo il medico, qualsiasi medico, non può raccontare delle menzogne, non può dire guarirà e invece non guarirà. In secondo luogo è sempre bene, quando si dice la verità, dire una verità mirata, adattata alla capacità della persona di riceverla, di gestirla e di poterla sopportare. E in questo è la sensibilità di chi comunica. E poi, come lei ha sottolineato, c'è una differente
consapevolezza nel paziente, molte volte i pazienti sanno che hanno una malattia inguaribile e c'è una differente consapevolezza nell'ambito della parentela, ognuno della parentela. Quindi chi comunica queste cose, chi vuole aiutare, deve tenere conto di chi riceve la comunicazione e adattarsi nella singolarità e nella unicità che ogni caso comporta. Ecco, secondo lei, visto e considerato che nei confronti delle cure palliative c'è una certa sensibilizzazione, quindi comincia a maturare il seme che è stato piantato alcuni anni fa, ma come mai c'è ancora una certa reticenza per quanto riguarda la cosiddetta buona morte, quindi la fine vita, insomma, l'eutanasia, chiamiamola col suo termine? Ci sono delle cose in cui tutti gli umani non ne vogliono parlare. Allora, tutto quello che è la morte diretta, ma anche tutto quello che si avvicina alla morte, che è la separazione, l'invecchiamento, l'allontanamento, l'isolamento, che ricordano la morte, nessuno ne vuole parlare. Noi abbiamo circa 100+ meccanismi di difesa per difenderci dalle cose brutte che ci dà la vita e li dobbiamo usare. Uno dei meccanismi più semplici è negarlo, non esiste, non ne vogliamo parlare. Anche il liceo scientifico Leonardo di Agrigento è coinvolto nel concorso nell'ambito del 4° convegno Il Mantello, grande entusiasmo da parte dei giovani e soprattutto grande interesse per problematiche così importanti. Sì, cioè noi riteniamo che al di là della giornata conclusiva sia stato importante tutta l'attività che è stata svolta nei mesi precedenti per cercare di sensibilizzare gli studenti e indirettamente tutte le famiglie su una tematica abbastanza forte, una tematica che bisogna attenzionare sempre. I ragazzi hanno partecipato sempre alle varie edizioni, quindi siamo anche oggi qua. Io penso che, ecco, al di là dell'attività curriculare, queste esperienze extrascolastiche incidano fortemente nella formazione dei giovani, quindi un plauso all'iniziativa e agli organizzatori. Per il 4° anno Agrigento diventa centrale nel nostro paese, celebrando un convegno di questo tenore che in qualche modo declina quelli che sono un po' i dettami della legge 38 del 2010, facendone un'operazione di pervasività sul territorio attraverso non solo le implicanze di tipo clinico, sanitario che la vicenda comporta, ma soprattutto con quelle variabili di ordine psicologico che si tira dietro una malattia che è terminale. In tutto questo non serve solo, ed è questo il senso anche che vedo del convegno, formare chi è in prima linea, cioè i sanitari, il personale medico, ma soprattutto fare sensibilizzazione civile, è quello che si sta riuscendo a fare attraverso il concorso Il Mantello e con il coinvolgimento delle scuole. Riccardo Gazza, assieme a Toni Sperandeo, in questa giornata dedicata alle scolaresche, al concorso che coinvolge le scuole agrigentine e non solo, come animerai questa platea? Una giornata proprio in cui si parla di sofferenza, di dolore, sicuramente ti avvarrai della tua simpatia e punterai sulla forza del sorriso. Intanto ti ringrazio per le tue parole, tu sei sempre molto carina nei miei confronti e mi lusinga questa cosa qui. Sì, cercheremo di affrontare tematiche come già fatto in giro per le scuole, facendo riflettere i ragazzi sorridendo, che ritengo sia insomma il modo migliore. E poi chiaramente, come ben sai, verrà a trovarci Toni Sperandeo, faremo una breve intervista, parleremo della sua carriera. Insomma, Toni Sperandeo, lo ricordiamo, un attore straordinario, una faccia siciliana insomma rimasta scolpita nella memoria del cinema italiano, che ha fatto più di 100 film, ha preso un David di Donatello, ha interpretato ruoli straordinari come Tano Badalamenti, lo ricordiamo nei 100 passi, per poi non so fare un salto indietro nel passato in cui fece Mary per sempre, Pizza Connection, poi il 7 e l'8 con Ficarra e Picone, L'ora legale, quindi creeremo anche un momento particolarmente curioso con lui, non tralasciando però sicuramente la sensibilità, che è elemento importante di questo convegno in fondo, perché come dire una branca del senso della vita, ecco, detto così. Al 4° convegno Il Mantello 2017 al Teatro Pirandello, Riccardo Gazza dialogherà. Ah, pensavo che foste amici. Dialogherà, mi hanno detto, con Toni Sperandeo. Non lo conosco. Lei mi ha chiesto, diamoci del tu. Diamoci del tu. Dietro le quinte
Riccardo ti ha chiesto, io Riccardo Gazzo, no. Lui ha avuto parole veramente lusinghiere. Riccardo è una persona speciale, l'ho conosciuto quest'estate, quindi stiamo collaborando assieme in tante cose, è un genio, una fucina di intelligenza come me, uno che inventa un sacco di cose, quindi innamorato del mondo dello spettacolo, quindi andiamo d'accordissimo. Allora, Tony Sperandeo, di solito ci diamo del tuo, abbiamo certo. Stabilito, e di solito ti sei sempre diciamo caratterizzato per essere un attore impegnato in ruoli e spesso di cattivo, ti hanno sempre identificato così, sarà, tu dicevi l'altra volta, per i tuoi lineamenti, sì, per la tua voce, eccetera, ma oggi come animerai una platea di giovani che già hanno parlato durante la mattinata di argomenti molto impegnativi come la sofferenza? Infatti la sofferenza, per me la sofferenza è stata sempre al Riccardo Gazzo, vabbè, no, niente. No, questo è un argomento molto serio. Io l'anno scorso stavo preparando un cortometraggio per la regione Calabria, infatti adesso ne ho parlato con Riccardo, vorremmo proporlo qui in Sicilia, dove un cortometraggio dove c'è una macchina presa, la MDP, che decide di andare a fare un servizio proprio a persone un po' dimenticate, i diversamente abili, e li va a intervistare e poi li fa recitare. Una di queste dice: si dicono tutti che si vive soltanto una volta, non è vero, secondo me si vive tante volte, tante vite ci sono, in questa vita mi è successa questa disgrazia, però sono tranquillo, la prendo così, perché io penso che appena ti nasco di nuovo io sono benissimo, avrò un'altra vita completamente diversa, quindi cosa voglio dire? La speranza ci deve sempre essere, e queste persone che sono diversamente abili, che sono piene di sofferenza, certe volte reagiscono meglio di quelle che stanno bene, che si buttano i piccioli al governo, che non sanno amministrare. Invece ci vorrebbero tante persone così, che conoscono veramente la sofferenza e che hanno un cuore, un'anima veramente educata e altruista.